Nonostante il moltiplicarsi di consimili manifestazioni, quella di Venezia prima nel tempo rimane ancora oggi la più autorevole. Si sistema il lenzuolo bianco dello schermo. Il cinema diventa sempre più grande, almeno come superficie di immagini, e la mostra si adegua. I giornalisti annotano i nomi famosi. Henry Fonda insieme alla moglie approfitta del soggiorno veneziano per godersi sul dorato arenile gli ultimi spiccioli dell'estate. Fabrizi e la Pagnani sono vecchi frequentatori del festival. Fabrizi poi qui è popolarissimo, ma ecco schierato lo stato maggiore della mostra. Il Leon d'Oro va al film indiano L'Invitto, per semplicità, espressione e sincerità di ispirazione. Il Leone d'Argento a Luchino Visconti per Le Notti Bianche. Vengono inoltre consegnati ai delegati degli Stati Uniti e della Russia i premi per l'interpretazione, rispettivamente Anthony Franciosa e Zitra Rittenbergs. Arrivederci a un altro anno.